che non avrei mai pensato di andare al governo con i 5 Stelle, onestamente. E nei giorni di maggio in cui stavamo lavorando per scrivere il contratto, per limare, aggiungere, togliere, io non ho mai incontrato Di Maio nella vita, l'ho incontrato per la prima volta quando ci siamo seduti al tavolo per fare il programma. E devo confessarvi che avevo dei dubbi, perché mi chiedevo, i sondaggi dicevano che la Lega avrebbe preso una marea di voti se fossimo tornati a votare, quindi uno poteva dire chi se ne frega dell'Italia, torniamo a votare, ci becchiamo un altro governo tecnico, stiamo lì altri 6 o 7 mesi e poi eleggiamo più deputati e più senatori. Ecco, un ragionamento egoistico di partito avrebbe dovuto farmi scegliere quello. Invece vi devo dire che sono orgoglioso di aver raccolto la sfida di essere al governo, perché ho trovato in Luigi Di Maio una persona seria, seppur con diversità di origine, di idea, per carità di Dio. Su alcune cose l'accordo lo dobbiamo ancora provare, sulla gestione dei rifiuti, ad esempio. I rifiuti sono ricchezza in tutto il mondo, vengono valorizzati, creano energia, creano valore.